caccia dell'orso. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, un campo di erba frusciante, non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Swish, swush. Swish, swush, swish, swush. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, un fiume freddo e fondo. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Splash, splosh, splash, splosh, splash, splosh. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, melma, melma densa e limacciosa. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Squelch, 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 squelch. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Un bosco buio e fitto. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Scritch, scrotch, scritch, scrotch, scritch, scrotch. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso, ma che bella giornata, paura non abbiamo. Tempesta! Una tempesta di neve che fischia. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no! Ci dobbiamo passare in mezzo. A caccia dell'orso andiamo, di un orso grande e grosso. Ma che bella giornata, paura non abbiamo. Oh, una grotta stretta e scura. Non si può passare sopra, non si può passare sotto. Oh no, ci dobbiamo passare in mezzo. Brrr, brrr. Cos'è quello? Un umido naso lucente, due grandi orecchie pelose, due occhi enormi, sporgenti. È orso! Presto, indietro nella grotta! Brr, brr, brr. Indietro nella tempesta! Indietro dentro il bosco! Screech, scratch, screech, scratch, screech, scratch! Indietro nella melma! Squelch, 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 squelch! Indietro dentro il fiume! Splash, splosh, splash, splosh, splash, splosh! Indietro dentro il campo! Swish, swoosh, swish, swoosh, swish, swoosh! Corri al cancello! Apri la porta!
Su per le scale. Oh no, abbiamo lasciato la porta aperta. Giù per le scale. Chiudi la porta. Su per le scale. Dentro la stanza. Tutti nel letto, sotto il piumone. A caccia dell'orso? Non ci andiamo più. Grazie per l'ascolto, bimbi. Alla prossima storia. Ciao! A caccia dell'orso, con le mani o con i piedi? Dopo aver letto e ascoltato la storia, vi propongo un'attività speciale. Bastano pochi materiali, alcune ciotole in cui infilarli e tanta allegria e curiosità. Siete pronti? E mentre ascoltate il video con la lettura della storia, potrete viverla anche attraverso il tatto, immergendo le mani, o per i più coraggiosi, i piedi, in queste ciotole. Però prima dobbiamo prepararle. Attenzione, adesso vi spiegherò come. Ciotola numero 1. Un campo di erba frusciante. Prendiamo della carta verde piegata a fisarmonica e poi tagliuzzata con le forbici fino a ricreare i fili d'erba. Poi mettiamola in una ciotola. Guardate la foto. Ciotola numero 2. Un fiume freddo e fondo. Prendiamo dell'acqua fredda e mettiamola dentro a una ciotola. Sul fondo, se vogliamo, possiamo metterci dei sassolini per mimare il fondale del fiume. Ciotola numero 3. Melma densa e limacciosa. Prendiamo in prestito dal papà della schiuma da barba e mescoliamola con un pochino di cacao amaro, oppure direttamente con un pochino di fango o di terra prese dal giardino. Mettiamo tutto nella ciotola. Voilà! Ciotola numero 4. Un bosco buio e fitto. Prendiamo in giardino delle foglie secche o in alternativa. Prendiamo dei pezzetti di carta forno e stropicciamoli con le mani. Dopodiché li mettiamo dentro la ciotola per fare l'effetto delle foglie che scricchiolano. Ecco qua! Ciotola numero 5. Una tempesta di neve che fischia. Prendiamo del cotone idrofilo, spruzziamolo con acqua, senza bagnarlo completamente, mi raccomando, e mettiamolo qualche ora nel freezer. In questo modo la superficie del cotone diventerà fredda e rigida, ma ci permetterà con le dita di affondare premendo un pochino, proprio come con la neve. Guardate qua! Ed ecco qua pronte le nostre ciotole. Ora non ci resta che riascoltare il video con la storia e divertirci facendo gli avventurieri coraggiosi. Ad ogni scenario proposto, affondiamo le mani o i piedi nella ciotola giusta. E facciamolo fare anche a mamma e papà, mi raccomando, eh? E anche ai vostri fratellini e sorelline, si divertiranno un sacco anche loro. Buon percorso sensoriale e a presto!